L'olio, si sa, occupa uno dei primi posti nella classifica delle eccellenze abruzzesi. Per conoscerlo e riconoscerlo, FederDOP, la Federazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni di Origine Protetta degli Oli Extravergine di Oliva, insieme alla Regione Abruzzo presentano una guida che raccoglie numerosi contributi di esperti nel settore. Alla presentazione della guida, avvenuta durante una tavola rotonda dal tema Oli DOP, primati di un paese di eccellenze, presso il Palazzo della Giunta regionale a Pescara, erano presenti Silvano Ferro, presidente di FederDOP, i rappresentanti della Camera di Commercio di Chieti, Pescara e Teramo e l'assessore regionale alle politiche agricole Mauro Febbo. Chi produce e si sottopone ai disciplinari poi deve avere un giusto riconoscimento, quindi è doveroso far conoscere ai consumatori che cosa significa una certificazione DOP. In Abruzzo ci abbiamo lavorato, ci hanno lavorato tantissimo i nostri produttori, quindi è giusto che riescano a capire quanto è importante, quanti sacrifici si fanno e soprattutto anche il costo economico per avere una certificazione, per avere chiaramente poi un prodotto di qualità su cui magari puoi spendere pure qualche secondo in più di attenzione. L'olio rappresenta il prodotto tipico dell'agricoltura in generale italiana, abruzzese in particolare, perché non c'è nessuna delle 66.000 aziende abruzzesi che non hanno una pianta di ulivo e quindi ci teniamo in maniera particolare. Poi affrontare i mercati significa chiaramente presentarsi con un prodotto di altissima qualità. Gli oli a denominazione di origine protetta contiene i profili e le tradizioni dei territori dei 23 oli DOP e un IGP associati a FederDOP Olio. In particolare per gli oli DOP abruzzesi viene dato un grande risalto al valore della storia, alla tradizione e alla cultura che la nostra olivicoltura rappresenta, esaltando anche gli aspetti paesaggistici ed ambientali.